Ciao a tutti, sono GiuliaMajmoon24 e siamo tornati sul mio canale con un nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi siamo qui con il 57esimo episodio di Is It Love, Matt? Non mi ricordo se è 57 o 58, vabbè. Comunque, prima di iniziare, volevo parlarvi un attimo di una cosa che ho intenzione di inserire in questo canale. Vi metterò il sondaggio qui nel link di informazioni, mi raccomando, votate perché è importante. Ok, allora, praticamente tempo fa avevo una serie su The Sims 4 che ultimamente mi è stata richiesta. Io però avevo perso i dati e quindi avevo dovuto cancellarla. Era già successo in realtà la stessa cosa pure con la 100 Baby Challenge, sempre di The Sims. E io poi ci metto sempre tantissimo a registrare i video sul computer, The Sims e tutto quanto, perché è anche il lavoro dell'edit è proprio lunghissima come cosa. Però adesso dovrei aver trovato la strategia giusta e quindi a me andrebbe ogni tanto di pubblicare qualche video del genere. Ma mi è venuta in mente una cosa. Praticamente, se notate, su The Sims ci sono delle famiglie già predisposte, ad esempio la famiglia Alberghini, che è praticamente la più conosciuta perché esiste addirittura da The Sims 1. E sul web girano davvero tantissime storie su questi personaggi predisposti, non solo sulla famiglia Alberghini, è un esempio, insomma. E anche proprio nella descrizione del gioco, quando ci si trova negli gesti nel, non so dirlo, gestisci gli scenari, no? Non so se avete presente perché non lo so spiegare. Io vorrei applicare praticamente queste varie teorie sulla vita di questi sim in questione. E secondo me sarebbe una cosa davvero interessante da provare. Oppure, secondo voi, sempre votando al sondaggio, potrei anche rifare una semplice serie normale oppure non farla proprio. Quindi le scelte sono, diciamo, la serie normale di The Sims, quindi un gameplay, non farla proprio, oppure fare questa cosa delle teorie sui vari sim. Spero di essermi spiegata, anche se so che non si sarà capito assolutamente niente, però io ci provo, rispondete al sondaggio. E detto questo, direi di iniziare davvero con il video di oggi. Ok, allora, se ricordate, nello scorso episodio Matt e il nostro personaggio si erano baciati più di una volta e ora, se non sbaglio, si trovano ancora nell'ascensore, ok, del loro ufficio. Questa parte l'avevamo già letta. Santi numi, quanto è volgare la nuova impiegata. Chi è il responsabile dei nuovi reclutamenti nel mio impero? Sì, vabbè, stanno sempre facendo sto dialogo ironico. Santi numi, seriamente, chi parla più così oggigiorno, Matt? Matt viene verso di me sollevandosi le maniche, mostrando i suoi avambracci muscolosi. Faccio un passo indietro e mi ritrovo contro il muro dell'ascensore. Sì, ok, sono in ascensore, non mi ricordavo. Continua a sfidarmi così e ti garantisco verrai punita. E dato che sono un po' perverso, me la godrò pure. Che bei discorsi. Prendilo in giro. Matt, che cliché, vuoi anche tirar fuori le manette dalle tasche? L'espressione di Matt cambia, poggia entrambi le mani ai lati del mio viso e mi osserva con uno sguardo di sfida. Non dovresti sfidarmi così, signorina. Annuisco piano, fissando la sua bocca magnetica che sembra chiamare la mia. Non vorrei rovinare quel tuo bel visetto d'angelo, quindi sarò ragionevole e starò docile. Posso essere dolce come un agnello e selvaggio come un lupo. Cosa sto leggendo, ragazzi? Matt pone una mano sulla mia vita, tenendola con fermezza, e mi prende la bocca con tale ferocia che la testa mi gira. Mamma mia. Comunque questo gioco è il cringe puro. Allora, mettigli una mano sulla nuca, mettigli una mano sulla schiena. Dai, sulla testa, meglio. Si vede sempre nei film. Per incoraggiarlo, passo le mie piccole dita dietro il suo possente collo, premendo delicatamente. Ah, scusate. Vabbè, non fate caso al nome della sveglia. C'è tutta una storia dietro, vabbè, lasciamo stare. Vorrei che questo momento durasse per sempre, che l'ascensore non smettesse mai di salire. Tra le sue braccia, il tempo si ferma. Si possono sentire solo i nostri respiri e il suono delle nostre carezze. Potrei facilmente confrontare l'ascesa progressiva come hanno scritto dell'ascensore? Vabbè. Dell'ascensore con lo stato in cui Matt mi sta mettendo. L'improvviso ding dell'ascensore ci fa trasalire. Cosa? Di già, non so io, ho fatto pure altro nell'ascensore e siamo a posto. Di solito non le dico il tempo infinito che ci vuole per risalire i vari piani, ma adesso è come se l'ascensore mi stesse prendendo in giro.
Non sono poi così lento, vero? Ci risistemiamo contenendo le risate. Come si legge? Guardo di sottecchi, labbra di mette, come vuol dire? Arrossate dal mio gloss, i suoi capelli insolitamente arruffati. È evidente che abbiamo combinato qualcosa in ascensore. Veramente, vabbè. Come le porte si aprono, entrambi restiamo congelati come due bambini beccati a mangiare la marmellata. Non saprei come interpretare l'espressione della persona davanti a noi. Mio Dio. Oddio. Gli occhi della Beep. Negli occhi, vabbè. Posso leggere tante cose, nessuna di esse promette bene. Tanto mi sta antipatica questa, vi giuro. Vedo una perfetta miscela di stupore, gelosia e disgusto. Ancora un po' in disordine con le guance rosse, salutiamo innocentemente Cassidy. La mia salita fortuna, gioisco. Gioisco perché se lei è pure innamorata di me, in realtà non mi ricordo, però. Dobbiamo farla morire di gelosia, insomma, in questo senso. Però non lo so, perché magari non è vero. Dentro di me non posso fare a meno di esultare. Devo odiare ciò che vede. Io amo tutto ciò che lei odia. Questa è perfidia proprio. Chiaramente sconcertata, ci ignora ed entra in ascensore mentre noi due ne usciamo velocemente. Matt e io ci scambiamo un delizioso ed esagerato sguardo consapevole. Come torniamo in ufficio, sembra che dei sussurri si blocchino di colpo. Fingiamo la nostra aria più innocente e li ignoriamo. Mamma mia, cioè, vabbè. Ehi! Oh, ciao Lisa! Finita l'energia. Scusate, prendo il solito coso là, il bonus. E poi qui dopo vado subito a vedere il video, così almeno ne recupero un po'. Ok, io ho guadagnato 200 energia con il minigioco per oggi. Ok, andiamo avanti. Pranzo da. Io non ho mai capito come si pronuncia. Filippo, penso che sia. Vabbè, non lo so. Proponilo anche a Matt, a questo punto sì, è orribile che ce ne andiamo così. Sì, tu vieni, Matt. Lo guardo con trepidazione. Oh, no, abbiamo già deciso di mangiare qualcosa con Colin. Abbiamo delle cose di cui parlare. Scusate, ragazze. Vabbè. Quanti misteri. Beh, farò meglio a tornare. A dopo, tesoro. Accigliati, sii curiosa. Sii curiosa. Tanto non ce lo dice, comunque. Mi posiziono accanto alla mia scrivania così che Matt possa vedermi bene e lo osservo con uno sguardo incuriosito. No, che incuriosito, inquisitorio. Sì, Angelo. Di cosa stavi parlando con Colin? Della tua ultima conquista? Dai. Completo la frase in un bisbiglio sollevando un sopracciglio. Non parliamo mai di ragazze con Colin. Sono troppo un mistero per noi, preferiamo degli argomenti che siamo in grado di capire. È solo che il suo gruppo è stato invitato ad aprire un concerto nel sud del paese. Vuole parlarmi di qualcosa, credo vorrà chiedermi se posso andare con loro ad aiutarli. È fantastico. Ah, è fantastico, sono felice per Colin. Già, se lo merita. E quindi, per quanto tempo sarà? Non lo so, dobbiamo parlarne, credo solo per qualche giorno, una settimana al massimo. Vabbè, una settimana passa velocemente, dai, alla fine non è tantissimo. Ah, ok, una settimana non è poi molto. Non è ancora certo, e comunque in questo modo la riunione sarà ancora migliore. Secondo me poi sta tipo fuori per un mese. No, spero di no. E quando partirete? Non lo so, Giulia, è una delle cose di cui parleremo. Sono un po' giù, ma non voglio mostrarlo, non voglio sembrare capricciosa. Arrivo da Filippo. Oh, meno che non è Felipe, vabbè, non lo so. Imprecando. Gabriel ha insistito per vedermi. Oggi non leggo malissimo, vabbè. Per vedermi in tarda mattinata per via del cliente che mi ha affidato e l'incontro è durato più del previsto. Scusati per il ritardo, sì. Phew, eccomi qui. Mi dispiace tanto, ho avuto del lavoro da finire. È finita l'energia. Vabbè, comunque questa storia con Matt si fa abbastanza interessante,
E anche se questo gioco diventa sempre più trash ogni momento che passa, in realtà mi diverto a giocarci. Spero che questo episodio vi sia... Non so parlare mai. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, vi chiedo di lasciare un like, un commento e di iscrivervi al canale attivando anche la campanellina delle notifiche, così da non perdervi nessuno dei miei prossimi video. E detto questo, noi ci rivediamo alla prossima. Ciao a tutti! Follow me now, so yeah. Follow me now, so yeah. Follow me now, so, yeah. Follow me now, so, yeah. Follow me now, so, yeah.